Allora, i concorrenti di oggi, Stella ed Elettra, Stella per la generazione Z ed Elettra per la generazione Boomer, hanno delle domande per te. Stella, a te la parola. Lei nell'intervista Io e Te ha detto che una volta essere tornata dall'Africa aveva un senso di colpa nell'aprire il frigorifero. Sì. Volevo sapere se questa sensazione lei la prova ancora. E sei microfonata, sì. Laura. Sì, sì. Ah, va bene. No, adesso questo non lo provo più. Quella volta, effettivamente, tornando a casa, io, dopo aver vissuto e visto questa povertà incredibile, inimmaginabile, perché noi abbiamo i poveri, ce li abbiamo, li conosciamo anche, li vediamo, ma la povertà dell'Africa è qualcosa di innaturale perfino. E quindi io sono ritornata a casa con questa immagine di bambini, di donne, ma anche di uomini, perché non faccio differenze in questo senso. Davanti al frigorifero dove mi avevano detto guarda t'abbiamo messo tutto, io a quel t'abbiamo messo tutto, io ho pensato è loro e non ho avuto la non me la sentivo di aprire quel frigorifero, non me la sentivo. E lì anche c'è stato questo momento in cui io ho detto beh vabbè adesso io vado lì e riempio tutti i frigoriferi del Kenya. Ti viene questa cosa, anche se non puoi, non hanno il frigorifero, non hanno la luce, non hanno l'acqua, non hanno niente, non hanno nulla. Questo è terribile. Ancora adesso. Adesso io sono 2 anni che privilegio. Prima avevo privilegiato i pozzi, per esempio, perché l'acqua è fondamentale. Come fai a vivere senza acqua? Ma tu sai che ci sono le donne che vanno a prendere l'acqua anche a 4, 5 chilometri, 6, con una tanica gialla in testa di 25 litri. Poi tornano a casa, minimo hanno 4 figli, perché loro fanno figli tantissimi. 25 litri, noi li usiamo per fare la doccia 25 litri. E lì, con quei 25 litri, devono far da mangiare, devono lavare i bambini, lavarsi, fare il bucato. Come fanno? E poi dicono sono sporchi. Ma ti credo che sono sporchi. Puzzano. E ti credo che puzzano. Se non gli date l'acqua per lavarsi, puzzeranno sempre. Ecco perché molta gente, anche italiana, mi dà fastidio quando dice puzzano. E io domando, avete fatto una doccia per loro? Per quando arrivano dopo aver fatto a piedi tanta strada? Elettra, hai curiosità su Laura? Ciao Laura, ti volevo domandare, se adesso ti arrivasse una proposta per una fiction ambientata sull'Africa, te accetteresti? Certo, sull'Africa sì. Come attrice? Come attrice? Come attrice, certo. Come attrice. Io nasco attrice, comunque non posso disconoscere che sono un'attrice, ma se ci fosse una fiction sull'Africa, io la farei. Che tra l'altro è anche semplice da fare, perché di persone come Laura, uomini e donne, che da anni si prendono cura nell'associazionismo laico e cattolico, di dare una mano al popolo africano, ce ne sono tantissime. La fiction è semplice, Laura può fare se stessa, nel senso che, cioè, interpreta se stessa, nel senso che, tra l'altro, la storia di una persona che mette al servizio la sua esistenza per gli altri è un po' la tua di storia, sì, no? Sì, è la mia. È la mia.